sui social. Laura Troia ha incontrato virtualmente un giornalista brianzolo appena dimesso dall'ospedale. Negativo, la parola più bella del mondo in questo momento. Ragazzi, è finita! Negativo dopo oltre 40 giorni, 13 passati in terapia intensiva. Carlo Gaeta, 62 anni, giornalista, festeggia con un video dal reparto Covid dell'ospedale di Legnano, oggi a casa. Avendo parenti e amici che possono venirti a trovare, sono diventati come fratelli. Scorriamo all'indietro la cronaca su Facebook di oltre un mese passato in ospedale. 17 aprile, Pierino, 89 anni, ce l'ha fatta e viene dimesso. 12 aprile, Carlo sta meglio, è Pasqua. 4 aprile, è diventato nonno di due gemelli, ha seguito ogni secondo sul suo inseparabile smartphone. Unico contatto col mondo esterno, ma soprattutto mi ha dato modo di fare quello che so fare, cioè scrivere e raccontare, mettendoci la faccia. La faccia, Carlo, ha deciso di metterla anche quando era coperta dalla maschera per l'ossigeno. È il 21 marzo, sta male, ma decide di fare un video per dire a tutti il virus non scherza. Le notti non finiscono mai, soprattutto perché hai in testa il CPAP. Il CPAP è un benedetto casco che ti permette di respirare. 5.000 condivisioni in un giorno, adesso che è guarito Carlo, ammette. Inizialmente ho detto forse ho esagerato, poi in realtà ho capito che avevo fatto bene. Lucia Azzurra.